Ketchup o maionese? Questo è il dilemma. Io oggi scelgo la maionese. Vi ricordate il film Pulp Fiction? Scena, macchina. Due persone, Jules e Vincent, che vanno a fare il loro sporco lavoro e discutono del più e del meno. In quella scena che cosa stanno facendo? Stanno ragionando circa il valore della maionese rispetto al ketchup e affermano in buona sostanza che il ketchup sia molto più virile, molto più gustoso della maionese, che invece è una salsa così, una salsa da poco, una salsa da europei. Ebbene, loro avevano torto perché la maionese non si batte. Quindi voglio farvi vedere come si prepara una maionese perfetta in pochi semplici passi. Gli ingredienti per una maionese classica, attenzione classica, sono aceto di vino bianco, un po' di senape, dei tuorli d'uovo, del sale e dell'olio, meglio se extravergine di oliva. Potete anche aggiungere, se volete, del pepe bianco. Qual è il segreto della maionese? Ve lo dico alla fine del video. La prima cosa da fare è andare a lavorare il sale, quindi già dovete decidere in prima istanza quanto sale sarà nella vostra maionese. Dopodiché aggiungiamo i rossi d'uovo. Una volta fatto questo, aggiungiamo della senape. La senape dà quel gusto in più alla maionese che non può mancare. Quindi prendo, a me piace piuttosto saporita, ne metto un cucchiaino da caffè. Partiamo con la prima lavorazione. Devo mescolare con cura senape e uova. E in questo modo coinvolgo anche il sale. Osservate una cosa. L'uovo inizia a legare con la senape e a coinvolgere il sale. L'impasto diventa leggermente più cremoso. Passati pochi secondi, inizio ad aggiungere l'olio. Per il mio gusto, l'olio deve essere sempre e solo extravergine di oliva. Se voi amate una maionese dal sapore più tenue, più delicato, potete usare anche l'olio di semi. Inizio ad aggiungere l'olio. Da principio l'olio va aggiunto poco alla volta. Un po' di olio e mescolo. Poco alla volta. Aspetto che l'olio si incorpori. E inizio a vedere la maionese che si lega. Alt! E ora di sfatare qualche mito e luogo comune sulla maionese. Un luogo comune dice che quando si incomincia a fare la maionese non ci si debba mai fermare. Allora io mi fermo, batto le mani, vi faccio un salutino, guardo il soffitto, guardo di sotto, volo un po', immagino. Insomma, in parole povere sto facendo lo stupido, però intanto la maionese è ferma. Andiamo a vedere che cosa succede. Si è smontata? No. Secondo luogo comune. La maionese va mescolata sempre nello stesso verso. Quindi io mi fermo, cambio direzione. Si è smontata? No. Terzo luogo comune. L'olio va aggiunto a filo, lentamente, lentamente, altrimenti la maionese si smonta.
è smontata? No. Riproviamo. Provo a cambiare direzione. Provo a sbatterla. No, no, non si vuole smontare questa maionese. Mi fermo, mi pulisco le mani, aggiungo una montagna di olio, ricomincio a mescolare. No, no, non c'è proprio verso. Questa maionese non si vuole smontare. Volete sapere il segreto della maionese? Ve lo dico alla fine del video. Mettiamo ancora un po' d'olio. Vediamo se riesco a... Ecco, non ne ho più. Adesso si smonterà, di sicuro. Vediamo un po'. No. Proviamo a cambiare direzione, così si smonta. Niente, non c'è verso. Cambio mano, sono stanco. Vediamo un po'. No, no, non riesco a farla smontare. No, no, non ne vuole sapere niente. Continua a essere dura, dura, dura. Non si vuole smontare. Vediamo un po'. Guardate qua. Un blocco di maionese. Per ammorbidirla e renderla così soffice e setosa, finalmente entra in gioco l'aceto. Al posto dell'aceto potete usare anche il succo di limone. Io vi faccio vedere una preparazione canonica. Aggiungo un po' di aceto. Guardate, adesso la maionese cambierà leggermente colore. E diventerà più setosa. Se volete una maionese più morbida, aggiungete quindi altro aceto, altro succo di limone, o perché no, se non vi piacciono aceto e succo di limone, uno o l'altro, del vino bianco, o ancora di più, potete utilizzare della semplice acqua. Il liquido in generale non fa altro che staccare le molecole di grasso e la maionese diventa più setosa. Poi non c'è stato verso di farla smontare. Ok, puliamo un momento qui, andiamo a vedere la consistenza della maionese, riuscite a percepirla? Guardate che spettacolo, adesso l'assaggio anche. Volete sapere qual è il segreto della maionese perfetta? Adesso ve lo spiego. 1. Tutti gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura. 2. Il ritmo quando mescolate la maionese deve essere costante. Io, per esempio, nella mente canto una canzone, sapete qual è? Singing in the rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Sentite il ritmo? I'm pam pam pa 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 pa. In questo modo io mantengo una lavorazione costante. Scegliete voi la canzone. 3. I liquidi, come l'aceto per esempio, vanno aggiunti alla fine. Il sale si scioglierà grazie alla senape che vi aiuta.
I liquidi servono ad ammorbidire la maionese quando la concentrazione di olio è troppo fitta. 4. Abbiate pazienza. E se la maionese si smonta? Niente panico. Semplicemente aggiungiamo qualche goccia di rosso d'uovo o un altro tuorlo in una ciotola e iniziamo a mescolare piano piano, aggiungendo un cucchiaio alla volta la maionese che è impazzita, perché può succedere. A proposito di scontro epico tra maionese contro ketchup, se vi piace questa maglietta, nei link sotto il video potete trovare l'indirizzo per andare a vedere online il negozio che le vende. Compratele, sarete diversi dagli altri nella vostra cucina. Se non riuscite a fare la maionese, scrivetemi, prometto di darvi una mano. Questo metodo è infallibile. Continuate a mandarmi le vostre richieste, realizzerò per voi dei video didattici che vi permetteranno di cucinare da veri chef. Questo sono io, a large chef. Questa è la mia cucina, in a small kitchen. Io vi aspetto, alla prossima!